Bentornati al canale Amo gli Italiani, con le ultime novità di oggi. Colpo di scena al Grande Fratello, alcune dichiarazioni decisamente sorprendenti hanno spiazzato i fan del reality. Ecco cos'è successo. Nelle ultime ore delle dichiarazioni decisamente sorprendenti hanno letteralmente spiazzato i tantissimi fan del Grande Fratello. Cosa è successo? Prima di raccontarvi nel dettaglio l'episodio, vi ricordiamo che l'edizione corrente del Grande Fratello terminerà, come annunciato da Alfonso Signorini nell'ultima puntata andata in onda giovedì scorso, con la serata finale di lunedì 25 marzo. Al momento sono soltanto due le concorrenti che hanno strappato il pass per la finale, ci stiamo riferendo a Beatrice Luzzi e Rosy Cin. La prima è senza ombra di dubbio una delle protagoniste di questa edizione, tant'è che sin da subito è riuscita ad accaparrarsi il consenso del pubblico che in più di un'occasione l'ha salvata dall'eliminazione o le ha regalato l'immunità. Anche Rosy si è resa protagonista di un percorso tutto sommato positivo, sicuramente ha avuto meno risalto rispetto a Beatrice ma non per questo non è riuscita ad arrivare al cuore dei telespettatori. Grande Fratello, le dichiarazioni a sorpresa contro Beatrice fanno il giro del web. Torniamo all'argomento con la quale abbiamo aperto quest'articolo. Nelle scorse ore, precisamente dopo la puntata andata in onda giovedì, la madre di Greta ha pubblicato una serie di storie in cui si è letteralmente scagliata contro Beatrice. Marcella Bonifacio, la madre di Greta, giovedì ha fatto una sorpresa alla figlia nella casa del Grande Fratello. Dopo la puntata si è lasciata andare ad alcune parole non proprio carine nei confronti di Beatrice. Premetto, io la gelosia, il sentimento della cattiveria non ce l'ho di mio. Se sono così diretta, ha tuonato Marcella su Instagram, è perché ho questo carattere. Detto questo, cara Beatrice Luzzi, io non sono gelosa di niente. E detto da una madre come te mi viene quasi da ridere. La madre di Greta poi ha aggiunto, comunque quando uscirai probabilmente io e te ci incontreremo e ti dirò. Io sono diretta e vera, invece tu sei falsa. Ha empatia, non mi piaci. E anche a mia figlia dico, riprenditi, anche se sei mia figlia io dico sempre la verità. Le parole della mamma di Greta sicuramente finiranno per essere discusse all'interno della casa del Grande Fratello. Questo significa che le fasi finali del reality show si preannunciano ancora più infuocate.